Professor Cesare Fiore, L'occhio dell'artista, una lettura oftalmologica della storia dell'arte e la sua opera, un'opera in cui appunto si mettono insieme la sua professione, la sua lunga esperienza come oculista e il suo amore per la storia dell'arte. Ecco, che opera è venuta fuori? È venuta fuori un'opera a mio avviso particolare, perché ho rovesciato il punto di vista di osservazione. In genere si parte dal quadro, uno guarda il quadro, lo apprezza e poi si interessa dell'artista. Qui ho rovesciato il discorso, sono partito dalla conoscenza della presenza di un certo difetto visivo, non è importante la diagnosi clinica, è importante che il difetto visivo ci fosse, per valutare in che misura aveva influenzato l'attività dell'artista, nel caso l'avesse influenzata. Partire dal quadro significa correre il rischio di prendere le enormi abbagli, perché la modificazione di uno stile pittorico può essere dovuta a infinite cause: una maturazione dell'artista, dei convincimenti differenti, l'evoluzione delle tecniche, la moda, motivi anche economici qualche volta, perché qualcosa è più apprezzato di altro, allora si vende di più e si fa quello. Quindi ecco la filosofia del libro, partire dalla conoscenza delle informazioni sugli occhi dei pittori, laddove si hanno informazioni, per valutare se c'è stato e quale effetto c'è stato sui quadri. Ecco, il suo è stato certamente un lavoro di osservazione, ma anche di grande ricerca, perché parliamo di artisti anche di epoche lontane in cui non c'erano certo cartelle cliniche a cui fare riferimento. Ma anche in epoche relativamente vicine le cartelle cliniche non esistevano, sono solo i contemporanei che hanno, e non sempre, la cartella clinica. Diciamo che ci si basa sulla documentazione di cui è possibile reperire, che è possibile reperire sul mercato, dalle osservazioni dei contemporanei, dalle storie scritte dai contemporanei. Il mio studio è iniziato dal 400. Il primo testo di storia dell'arte è quello del Vasari, della seconda metà del 500, Le vite del Vasari. Quindi sono partito da quelli con testi successivi e poi in epoca recente lavori scientifici in abbondanza. La bibliografia è enorme, infatti uno dei pregi, ritengo, di questo libro sia una bibliografia abbondantissima, che quindi può servire anche allo studioso. Parte da lontano, studia le storie di tanti artisti. C'è qualcuno in particolare che l'ha colpita? Beh sì, naturalmente sì. La cosa che mi ha colpito di più, come ho spesso detto, è non tanto il fatto di per sé stesso, ma il lato umano degli artisti. Cioè come hanno reagito alla malattia, quando c'è stata naturalmente. Questa reazione è stata di tipi differenti e variabili, dall'abbandono della pittura, anche per problemi non molto gravi, all'ostinarsi a continuare a dipingere fino a quando possibile, sia utilizzando dei trucchetti, degli escamotage, sia utilizzando quello che la tecnica a disposizione poteva dare, sistemi di ingrandimento, sistemi di antiabbagliamento e così via. La casa editrice Volumnia è la casa editrice del libro L'occhio dell'artista del professor Fiore. Ecco, cosa pensa di questo libro? Perché avete scelto di pubblicarlo? È un libro di profondo interesse che susciterà curiosità e insieme interessamento profondo per i contenuti e per la profondità dello studio che l'autore ha svolto come professionista e come accademico nel ramo oculistico nel settore dell'arte pittorica. È un lavoro che ha richiesto anni di impegno e approfondimenti notevoli, e il risultato lo giudicheranno i lettori, ma certamente è appassionante. La Sala dei Notari e il Comune di Perugia ospitano la presentazione del libro del professor Fiore, L'occhio dell'artista, un'opera certamente molto interessante. Ma interessante, come dire, un modo di osservare l'arte attraverso gli occhi dell'artista, quindi non solo un divertissement, e sono sicura che lui, così amante delle arti figurative, Cesare Fiore, abbia
proprio avuto il grande piacere di produrre quest'opera, ma anche darci l'indicazione di come un difetto oftalmico possa indurre a vedere la natura, la realtà in un modo diverso. Ecco, quindi ci aiuta a porci dietro l'occhio dell'artista e devo dire che sono molto curiosa, conoscendo la sua serietà e con la sua passione per l'arte, sono davvero curiosa e penso che sia un modo aggiuntivo, innovativo di guardare l'arte.